Un grande dispiegamento di forze nella zona del ponte di Pratantico alle porte della città di Arezzo per la scomparsa di un 25enne che manca da casa dal 20 luglio. I vigili del fuoco hanno raggiunto la zona con 2 mezzi e 7 unità. Anche l'elicottero è intervenuto per facilitare le ricerche, poi sono arrivati i sommozzatori da Firenze. La zona battuta è quella del quagliodromo del canale di scolo della Chiana fino alla chiusa dei Monaci. Sub, vigili del fuoco, polizia, carabinieri impegnati anche a terra, sulle rive e nei dintorni. Sul posto anche i vigili urbani per regolare il traffico. Per essere pronti ad ogni evenienza, il 118 ha attivato un'ambulanza della Croce Rossa, poi è stata attivata una seconda unità, quella dei soccorritori speciali della Croce Rossa Aretina, con un'ambulanza 4x4 allestita su un Defender che è in grado di raggiungere le zone più impervie. Pare si tratti di un gesto volontario, ma al momento il corpo non è stato ritrovato.